Saluto dunque con grande gioia e accogliamo nuovamente a Padre Pio TV Fra Giuseppe Buffon, che è collegato con noi nonostante sia in partenza per Lucca. Grazie per averci dedicato questi minuti preziosi. Buongiorno Grazie a voi dell'invito, grazie e dell'invito. pace e bene. Grazie a lei. Prima di raccontare ai nostri telespettatori quante competenze le permettono davvero di parlare di qualunque argomento, per cui io la terrò sempre tra i primi in agenda. Francesco, il nostro San Francesco, quello di noi che non siamo esperti come lei, ma lo amiamo tantissimo, era un uomo più pacificato o più pacificatore? Beh, direi che inizialmente era un uomo pacificato, pacificato fin dall'incontro con il lebbroso, dove trova la sua vita cambiata da amaro a dolce, proprio perché si accosta a questa emarginazione sociale che metteva in crisi esattamente questa società capitalistica da cui lui già proveniva, perché essendo figlio di un mercante aveva patito questa società fondata su appunto un potere che era quello mercantile. Invece, questo incontro con il lebbroso lo pacifica e poi viene pacificato dalle stesse creature alla fine della sua vita, quando appunto scrive il cantico o canta questo cantico delle creature dopo una notte terribile, diciamo, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista religioso, perché ricordiamo il cantico comincia proprio affermando che nullo homo ene digno temen tovare, significa che nessun essere umano, nessuna persona trova nella sua realtà la dignità per poter nemmeno menzionare Dio. Dunque si tratta di un distacco dallo stesso Dio, e dentro a questo Francesco trova pace e poi dopo la diffonde chiaramente, diciamo, quando il sindaco e il podestà entrano in conflitto tra di loro, manda i suoi frati a cantare questo cantico proprio perché sia generata la pace anche dentro a questo conflitto Lei sta sociale. già anticipando l'ottocentenario del prossimo anno, che è appunto quello del Cantico delle Creature, un testo meraviglioso, un testo fondamentale per noi italiani, in quanto appunto c'è anche l'aspetto della profondità delle parole in lingua italiana, sempre da riscoprire. Io però mi concentro adesso anche sulla sua ultima pubblicazione, che mi sembra davvero un testo di quelli fondamentali, se vogliamo conoscere un po' la situazione del rapporto tra i francescani e questa terra, che è una terra santa, ma anche una terra piena di violenza e guerra, non solo oggi. La voce delle pietre e il sapore della terra. Studium biblicum franciscanum. Ecco, vedremo tra un attimo anche l'immagine scelta dall'editore Terra Santa proprio di Milano. Sono passati 100 anni, che cosa ci vuole raccontare di semplice alla nostra portata? Ma gli attori di questo istituto biblico nell'82, celebrando un congresso appunto sull'archeologia a Roma, dicevano che l'essere lì come archeologi significava ripercorrere la vocazione di Francesco d'Assisi, il quale era nato in Terra Santa per toccare questi luoghi. E poi, tornando in Italia, a Greccio celebra appunto quello che si dice il primo presepio, proprio per toccare, per poter toccare e vedere con gli occhi questo Dio che si fa carne. Quindi Francesco è vicino a questa incarnazione, talmente vicino che vuole vedere e toccare. E anche di fronte all'Eucaristia, Francesco reagisce in questo modo. Quindi gli archeologi non sono altro che gente che mette a disposizione i luoghi, mette a disposizione dunque le pietre, per questo la voce delle pietre, il sapore della terra, perché chi va in Terra Santa possa non soltanto leggere il Vangelo, ma possa anche toccarlo, metterci le mani e sentire in qualche modo anche l'odore di questa realtà che è parte dell'incarnazione. Quindi questo nella sostanza è il nucleo fondamentale di questo testo. Ma esiste qualcosa a cui possiamo fare riferimento che ci faccia capire come nella storia della Terra Santa ci sono stati snodi in cui i francescani sono stati decisivi per la pace?
Ma i francescani in Terra Santa, faccio un esempio soltanto per farmi capire, per esempio nel XIX secolo abbiamo avuto un assalto dei nazionalismi in Terra Santa, per cui per esempio molte congregazioni religiose andavano in Terra Santa appoggiate dalla propria nazione. La Francia forse ne è un esempio. A proposito di stati nazionalisti per eccellenza, forse la Francia potremmo citare. Beh, esattamente, la Francia era sicuramente preeminente sugli altri. E infatti c'è stato questo assalto in qualche modo di congregazioni francesi appoggiate politicamente dalla Francia. I francescani invece non hanno mai voluto agganciarsi a una nazione in particolare, ma hanno sempre preferito essere un punto di raccordo tra tutte quante le nazioni. Chiaramente questo creava fragilità e debolezza da un punto di vista politico, perché chiaramente non c'era mai l'appoggio convinto da parte di una nazione, ma questo ha permesso ai frati di rimanere sul territorio e rimanere anche durante i periodi di crisi, dunque di guerre. E infatti la popolazione anche palestinese di Terra Santa è, diciamo, grata appunto ai frati di essere lì come minoranza anche in snodi difficili, diciamo, di questa terra, di questo territorio. Lei è da molto che manca, e qual è il suo luogo del cuore in Terra Santa? Io sì, sono stato il mese di maggio appunto per presentare questo libro, entrare in quel sepolcro e vedere quella pietra, o meglio capire che sotto a quella lastra di marmo c'è quella pietra che ha accolto il corpo di Cristo, credo che sia un'esperienza fondamentale. C'è un altro argomento fondamentale legato alle guerre, ma legato anche al creato. Sì. Sì, sempre sulla Terra Santa, allude sempre alla Terra Santa o in generale? Certamente per il nostro oggi, in cui la Terra Santa è in primissimo piano. Va bene, allora partiamo un po' da questo libro. Perché è importante questo lavoro degli archeologi nei luoghi del Vangelo? Perché appunto i luoghi del Vangelo possono darci una chiave di lettura della parola altra, e da qui anche avere un pensiero teologico altro rispetto a quello che noi possiamo costruire soltanto a partire dai testi. E allora, torniamo ai luoghi e torniamo all'ambiente. In fondo, queste guerre che combattiamo oggi sono fondate sul fatto che noi ci riferiamo a un'energia che è un'energia fossile, che è limitata. Essendo dunque limitata, crea lo sfruttamento di questa energia, crea delle diseguaglianze, perché è accaparrata da una minoranza di persone e chiaramente sottratta dunque ad altri, e questo crea disuguaglianze da un punto di vista sociale, e le guerre non sono altro che il prodotto di tutto questo. Un nuovo rapporto invece con la creazione, per esempio attraverso le energie rinnovabili, darebbe all'umanità la possibilità di creare una società solidale. Faccio un esempio concreto. Appunto, oggi vado a Lucca perché c'è questo lancio di questa comunità energetica, e lì il punto fondamentale della comunità energetica è proprio la solidarietà dei cittadini che si mettono insieme per diventare produttori di energia e metterla a disposizione delle categorie più marginalizzate della società. Chiaramente che se i cittadini si mettono insieme per creare solidarietà e comunità a favore di un'energia poi dopo distribuita a tutti, capisce che questo toglie proiettili alla guerra.